Buongiorno. Caffè, ne abbiamo bisogno. Allora, oggi facciamo il binder della Simple Stories a tema crociera. Dovrei avere tutto. Volevo fare quello estivo, ma mi manca il binder, quindi. Buongiorno. Eccovi qua che arrivate. Ok. Dovrei aver preso tutto. Buongiorno. Ok, vi vedo arrivare. Eccovi. Buongiorno. Qui oggi fa di nuovo un po' caldo. Così. Eccovi qua. Allora, dovrei aver preso tutto per fare l'album a tema crociera della Simple Stories. Vi ho messo il kit in evidenza, lo vedete, tra le novità sul sito. All'interno della descrizione del kit ci sono scritti tutti gli elementi che sono stati usati, quindi nel caso potete recuperare anche i singoli pezzi. Volevo fare quello estivo, ma magari lo facciamo domenica prossima, visto che ho finito i binder gialli. Tanto dovrebbero arrivarmi in settimana, quindi in settimana mi arrivano anche i washi tape del preordine dell'Alte New. Arrivano un po' di cose, comincia ad arrivare qualcosina di Natale, arriverà qualcos'altro della Sizzix, qualcosa della Studio Light, insomma, un po' di cose. Mi senti doppia? Oh my God! Io qua vedo tutto normale. Sentirmi doppia di domenica mattina non è una bella cosa. C'è qualcun altro che ha questo problema di audio? Intanto che arrivate, io continuo a intrattenervi con il mio caffè. Buongiorno. Allora, eccoci Patrizia, Gian Maria. Maria, faccio il binder della crociera. Giusto te, aspettavo. È colpa tua, cioè, è sommersa dai binder. Sì, no, infatti non ne abbiamo quasi più, quindi è già partito l'ordine di riassortimento per la Simple Stories. Generalmente sono piuttosto veloci, quindi in settimana me li aspetto. Buongiorno. Sei preoccupata, Tiziana, perché? Ma mi sentite doppio o mi sentite normale? Perché qualcuno mi diceva che mi aveva ordinato un numero sopra. Sì, perché li avevo ordinati a gennaio quando ero lì al CHA con il preordine, però poi mi sono dimenticata di averli preordinati. E quando li ho rivisti sul loro sito mi sono fatta prendere dallo shopping compulsivo da negoziante e li ho ricomprati tutti. Sì, però sono andati via tutti, quindi insomma, tutto sommato va bene. Per ora normale. Normale, va bene. Allora probabilmente era un problema di Natasha. Magari se entri e esci da Facebook dovrebbe risolversi. Bene. Allora, intanto che aspettiamo che arriviate, vi faccio vedere. Li ho messi in preordine ieri sera, praticamente. Questi qui sono i due set di timbri, che sono quelli delle card. Questo qui è della lista di compleanno che mi avevate chiesto, e quindi adesso è diventato un timbro. Abbiamo aggiunto un festeggiamo insieme per una giornata straordinaria. E questo qui è quello di Natale. Questo qui è quello di Natale, della card di Natale che ho mandato come regalino lo scorso anno. In realtà, rispetto a questa prova che ho fatto fare, ho allargato questo timbro, l'ho fatto diventare un po' cioè, l'ho allargato e faccio così, ma mi sento male. Vabbè, la malattia. L'ho fatto diventare un po' più grande questo qui, e anche questo è leggermente più grande. Però timbrano comunque benissimo, quindi andavano bene anche così. Però mi piaceva che questo qui fosse un pelino più grande. Questi qui li trovate nei preordini e arriveranno tra una ventina di giorni, circa i tempi di produzione. Questi qui sono solo i campioni. Con i gemelli, oh, che meraviglia! Bene, l'avviso sull'agenda è arrivato. Siamo tantissimi sull'agenda, non pensavo, ma sono contenta. È un modo bello veloce di darvi le indicazioni. E vi dico che dopo che finisco il live, insomma, quando chiudiamo, vi lascio una piccola sorpresa per il pomeriggio e per domani mattina. Poi vi dico, lo lascio sia sull'agenda che su Facebook, però vedrete. Allora, mi bevo il caffè e iniziamo. Notifica, ok, bene. Per chi ha ancora problemi, secondo me, a volte alcuni hanno risolto semplicemente facendo il logout dall'applicazione e facendo nuovamente il login. Diversamente bisogna andare a vedere nelle impostazioni, perché ciascun telefono gestisce le impostazioni, ciascun marchio di telefono gestisce le impostazioni in maniera diversa. Però tendenzialmente, se andate a vedere e vedete la mia agenda, nelle impostazioni di notifica
si dovrebbe riuscire a mettere l'allarme, la notifica i 10 minuti prima. Allora, beviamo questo caffè. Fatto. Allora, oggi facciamo il binder della Simple Stories, quello a tema crociera. Dunque, adesso mi prendo il tutorial che mi sono mandata su Messenger. Messenger è qua. Voilà, apriamolo. E lo apriamo con Safari e ce lo teniamo qua. Io non sono mai andata in crociera, mi piacerebbe un sacco, magari appena riuscirò a riguadagnare un po' più di tempo rispetto alla gestione del negozio, sarà una delle cose che mi piacerà fare. Tac, questa qui. Per questo kit abbiamo della collezione Cruising, della Simple Stories, abbiamo i chipboard, il set di die cut e abbiamo il pack di adesivi 4x6, questi qui. Ce ne sono tantissimi e poi ci sono delle carte singole. Le carte singole sono queste, ce ne sono diverse della collezione, quasi tutte in realtà. Adesso le carte singole ci sono tutte in negozio, tranne questa, c'è anche una di quelle intintonita, questa qua, tranne questa qui che arriva adesso insieme ai nuovi binder. Eccola qua. Però se volete preordinare il kit fatelo perché tanto arrivano, anche i binder rossi sono finiti ma mi tornano in settimana. Guardate che bella questo effetto legno qui, stupendo. In America fanno la crociera scrap, sì, lo so, però cioè, possiamo anche provare a organizzarla qui, ma chi è che di voi viene in crociera con me a scrappare? Non lo so, non lo so, non so se qui funzionerebbe un discorso del genere. Questo qua è il binder, questo qui è il binder della serie Craft, che quindi dentro ha tutta una serie già di cose che adesso vi faccio vedere, sono quelli che costano 19,50. Vediamo un po'. Allora, ci vorrebbe una crociera scrap. Secondo me non ci sarebbero abbastanza partecipanti per farla e possiamo anche provare a informarci. C'era un tempo Silvia che me l'aveva proposto, però poi ci siamo arenati lì. Sì, Maria, tu lo so, cioè, parliamoci, Maria, la prossima volta che vieni. Allora, dentro qui abbiamo. E dove vorreste farla questa crociera? Non ci sfidare, già. Allora, siete voi che non dovete sfidare me, mi avete chiesto le cose di Natale ad agosto e il 10 agosto facciamo un albumino di Natale per cui sto organizzando robe che mai più nessuno ha visto. Volete la crociera? Vabbè, adesso ci ragioniamo. Allora, abbiamo i divisori in tinta con il binder, quindi rossi. Ci sono le paginette a righe, a puntini e a quadretti. La mia adesso è un po' macchiata, ma vabbè. Tac. E poi ci sono i dividers, questi qui in chipboard, ce ne sono tre che hanno già i tab. E poi ci sono 12 page protector, se non sbaglio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sono 10 ed è praticamente il pacco misto, se non sbaglio, 2, 3, esatto, sono 3 per disegno. Ok, allora iniziamo. Il periodo dell'anno da scegliere sì, potrebbe essere un problema. Sicuramente vi direi non l'estate per una cosa del genere, perché d'estate siamo tutti presi con le vacanze, quelle tradizionali, insomma, con la famiglia, fidanzati, mariti, compagni. Allora, pensiamoci. Io ho perso un angoletto del mio piatto di Timolt, sono molto triste. Vabbè, allora, iniziamo a vedere che cosa dobbiamo fare. Scrapping baita. A me piacerebbe l'idea della crociera, però vediamo. Allora, iniziamo. Ah, perché serve anche del cartoncino bianco in più. Fammi trim white cardstock. Ah, va bene, per la copertina, ma io uso direttamente la. Voilà, direttamente questa. Allora, bisogna prendere la carta dove c'è la nave da crociera, che è adesso la tiriamo subito fuori. Questa qui. Di solito si fa a novembre, crociera scrap. Voi mi sfidate, ma non è proprio cosa buona sfidarmi. Comunque, vabbè, allora, qui dobbiamo tagliare un 6, lo faccio, non metto la parte bianca sotto, in realtà non è necessario, secondo me va benissimo così com'è, un 6 pollici e un quarto per 8 e un quarto. Allora, tagliamo innanzitutto questa parte qui. Io voglio sicuramente un pezzo di qua. Ah,
Allora, deve essere 6 pollici e un quarto in altezza. Vediamo un po'. Io la sposto così da prendere almeno un pezzo. Vado a tentativi. Qui invece possiamo tagliare già 8 e un quarto perché so che tendenzialmente sì. No, questa è 6 e un quarto, scusatemi. 6 e un quarto. E va bene così, e 8 e un quarto, perfetto, ne tagliamo un pezzettino da qua, 8 e un quarto, bah, possiamo tagliare ancora un briciolino qui per centrare, per non tagliare tutto il sole, 8 e un quarto, così, ok? Solo quando scorso, perché poi mettere tutti d'accordo per il periodo non è neanche semplice. Ok, e questa in realtà mi è un pochino troppo larga, ne taglio un quarto di pollice da qui. Avrò sbagliato le misure sicuramente. Ok, così, così è perfetta. Ok, vediamo se recupero l'anuvo quella giusta. Alle Canarie. Allora, vediamo questa cosa. Fatemici riflettere con calma. Innanzitutto devo trovare l'anuvo, intanto che ci riflettiamo. Poi ho Maria che è un'esperta di crociere, quindi piuttosto mi faccio consigliare. Ma ne avevo una qui sul tavolo che avevo lasciato ieri, mamma me l'hai tolta? Sarà questa? No. No, no, queste sono tutte quelle vecchie che in realtà devono sparire da qua. Ah, c'è una. Ma prendimene una, mamma, adesso che non è che Vabbè. me la sono mangiata, probabilmente. Ieri devo averla spostata nella foga di rimettere a posto il tavolo. E ciao. Con un anno di anticipo le fiere si prendono prima. Sì, però dubito che i vostri mariti, compagni, figli, fidanzati vogliano venire a una crociera scrap. Così, azzardo un'ipotesi, ma mi sembra un filino eccessiva come pretesa, no? O forse voi avete dei fidanzati bravissimi che vi seguono in tutto, ma voilà. E questa la incolliamo così. Mini crociere nel weekend? Probabilmente sì. Ci sono delle crociere di 4 giorni, ma in realtà una cosa del genere sarebbe talmente tanto costruita su quella che è la nostra esigenza che penso che in un periodo in cui non ci sia tanto traffico si possa senza mariti e figli. Non lo so, Maria, tu che sei l'esperta delle crociere, ne esistono mini del weekend? Allora, io intanto vado avanti qua, che se no qua rimaniamo in diretta fino alle 2 di pomeriggio e devo fare anche il progetto per sabato prossimo. Allora, sulla seconda di copertina abbiamo una tesserina di quelle 4x6 che adesso prendo e magari mi taglio tutta. Ah, però aspetta, ho dimenticato un pezzo. Ah, volete vedere che c'erano le tesserine delle e ho dimenticato. Aspettate. No. It's and pieces stickers, quindi deve essere qui. Mi è preso un attimo il dubbio di aver dimenticato le snap card. Qual è la card? Perché le 4x6 sono queste. Ah sì, certo, sarà una di queste. Allora, polka dot side up. Ah, ok. This little light. Ah, ma ci fanno coprire questa per metterci una foto. Ecco perché. No, vabbè, io questa la lascio così perché mi piace talmente tanto col faro che non ho nessunissima intenzione di coprirla. Mi è preso per un attimo il dubbio di aver dimenticato il set il set Project Life, ma invece è questa tesserina qui che loro hanno preso, tagliato dal foglio così, l'hanno girata. E ci hanno messo una foto, ma è talmente tanto bella questa qui col faro che io in realtà la voglio lasciare assolutamente così. Quindi la incolliamo così. Sì,
Sì, è vero che sulla nave, come dice Katia, c'è sempre tanto da fare per tutti, quindi insomma. Allora, vediamo un secondo qui come allora, aspettate. Ok, va bene, poi qui abbiamo una card da mettere lì. Allora, qui prendiamo le decorazioni, apriamo un attimo i chipboard che non li avevo ancora aperti, anche i die cut. Non si annoierebbero di certo, forse hai ragione, vabbè, vediamo, datemi tempo per ragionarci e vediamo nella fattibilità. Allora, apriamo anche gli sticker. Così ce li abbiamo. Qui c'è il timone che secondo me è di qua. Non è questo, allora sarà un chipboard, eccolo qua, die cut, questo potrebbe essere. Allora abbiamo questa qui come decorazione, ah guardate, tutto un pezzo intero, lo stavo cercando, ma eccolo qua, lo attacchiamo qui. Io cerco di fare il progetto quanto più simile possibile a quello originale, poi ovviamente ognuno se lo personalizza come crede. Qui l'ho già preso subito. Ma la vita su nave è quello che mi piace meno, è un mangiare in continuazione. Vabbè, a me non dispiace il mangiare in continuazione, in realtà. Allora, qui abbiamo, credo, uno sticker con una delle frasette che dice All aboard. Eccolo qua. Tutti a bordo. E questo lo mettiamo qui. Poi dice di prendere un'altra di queste tesserine 4x6, quella che dice Anchors Await. Le ancore aspettano che... sarà questa, sì, questa qui, la tagliamo e la usiamo come paginetta praticamente. Adesso che la ricavo, voilà. Ah, sapete cosa non ho preso? Mamma, mi servono i fogli bianchi da stampante per le foto, mi sono dimenticata. Allora, questa qui sarà una paginetta su cui abbiamo una foto. Adesso poi facciamo tutti i fori. Aspettate che mi stanno arrivando le notifiche, prendine una decina. Qui abbiamo un, credo che sia un die cut, potrebbe essere uno sticker in realtà, da mettere sopra, e questo qui, vediamo un po', stickers on top, questo, e dietro invece, allora qui mettiamo questo e qui sotto c'è la foto, qui dietro abbiamo un altro sticker che copre questa parte qui praticamente, credo che sia qui, è quello con il cuoricino, potrebbe essere un die cut, che nella fretta ovviamente non leggendo, ah no, è un pezzetto, love this, ah sì, questi adesso, sì, madosca mamma, ne otto album, mamma faccio così. Allora, qui dietro ci va quello che credo che sia un die cut, fatemi vedere se lo legge, uno sticker, prendiamolo, c'è questo qui, un pezzo di questo e il cuoricino, ok, è fatto così, lo tagliamo. Così. E poi qui sopra abbiamo messo questo cuoricino qui, è una scrittina che dice Love This, che è all'interno di queste qui, guardate qui c'è un intero foglietto, adesso dobbiamo trovare il Love This che è qua, perfetto, che fortuna. Così, e questo qui è fatto, adesso gli mettiamo le foto, adesso me le taglio tutte. Dunque, le foto sono fondamentalmente di tre formati, direi. Io per ora me le taglio 10x15, 7,5x10 e vediamo se ne abbiamo bisogno di altre. Devo andare ad aprire un attimo la porta, aspettate. Eccomi qua, scusate, ci tagliamo un po' di immagini delle foto. Tutto bene? Le faccio un po' più piccole, quindi un quarto di pollice. Le faccio 3 3/4 per 5 3/4.
e poi anche le altre sempre di un quarto di pollice in meno. Ok, così. Allora, no, no, tranquilla, tranquilla, che la domenica mattina è sempre tranquillo, quindi non ho capito. Sono su quella parete laggiù in fondo, dietro. Ok, e qui ne abbiamo un po' così, e poi facciamo quelle più piccole. Quindi ne tagliamo un tre foglie. Mio figlio si ingozza con in maniera che... Allora, 3 e 3 quarti per 2 e 3 quarti, così ne abbiamo un po'. Ok, sto sbagliato misura, così. 3 per 4, così. Ok. Per ora andiamo avanti con queste, poi vediamo se ce ne servono altre. Allora, qui ne abbiamo una grande, che in realtà io metterei una di queste qua piccine, perché, oppure rifilo quella grande, sì. La foto che loro ci indicano qui, adesso vi dico che misura è. Allora, la foto che loro mettono qui è un 3 pollici e mezzo per 5 e mezzo, quindi un formato ancora diverso. Io per ora la rifilo assolutamente ad occhio e la metto qui. E ci metto un puntino di colla, così poi se dovessi fare questa crociera posso sostituirla con le mie foto. La giornata... Chiedi con la... La crociera è un weekend in giro per Torino. La tappa del... Giusto, sì, beh, Torino è una bella città, potete venire. È sempre bella. Noi abbiamo, come dire, sponsorizzato il turismo ultimamente. Allora, prendiamo una delle nostre pagine e la usiamo come matrice per fare i fori. Questo ormai lo sapete benissimo, però... Tac. E questa è la prima paginetta. Vediamo come andare avanti. Questa la mettiamo qui. Qui sopra non hanno messo nient'altro. Poi abbiamo una delle paginette dei Page Protector con le tre taschine. Uno di questi design qua, questo. La prendiamo e la inseriamo qui. E abbiamo... le tesserine 3x4, che a questo punto ne approfitto e le taglio tutte, dato che ci sono, così ce le ho pronte. Queste. Live in differita direzione montagna. Bello, dove stai andando in montagna di bello? Andate al fresco, fate bene. Oggi qui fa di nuovo un po' caldo, quindi speriamo che non ridiventi come i giorni scorsi. Sarebbe... difficoltoso. Uno. Queste le taglio mano a mano che le incontro, i fogli intendo, così. Tanto questi tendenzialmente sono da usare tutti così. Così. Tagliamo anche questo. E l'ultima striscia. Ok. Allora, in questa paginetta qui abbiamo questa qui. E poi abbiamo una di questa che magari non ho rifilato benissimo. E poi ne abbiamo una girata sul retro, perché abbiamo messo una fotina. Vediamo subito qual è. E questa qui, girata così. E abbiamo una foto di quelle piccole che mettiamo subito. In settimana sono previste... Oh, Gressonei è bellissima però. 40 gradi in settimana, molto bene. Tutto a posto. E qui sotto abbiamo una invece delle tessere 4x6, questa qui che dice Bon Voyage. Adesso la ritaglio, questo non l'avevo ancora fatto, e la inseriamo lì. Allora, qui è inserita al contrario, quindi la scritta sarà dall'altra parte, e qui c'è una foto, un 10x15. Hai un po' di foto per il lodo di luglio, perfetto. Quelle vanno sempre bene. Qui sotto abbiamo uno sticker.
abbiamo un bannerino e un tondino che sono qua. Sono questi stickerini discreti, carinissimi. Allora, prendiamo il foglietto. Questo. Allora, abbiamo questo qui. E uno di questi che è quello che dice set sale. Partiamo. E lo mettiamo lì. Questi album si chiamano Binder, è scritto Binder, li trovi sul sito. Questo qui è un kit che trovate subito tra le novità, il primo prodotto che vi appare, ed è fatto con un tutorial della Simple Stories. Allora, qui dietro abbiamo, hanno messo un adesivino lì, aspettate che lì li ingrandisco perché sennò non ci vedo. Allora, c'è un uccellino, un gabbiano che è qua. E lì sotto c'è una scrittina che dice Welcome Aboard, che adesso cerchiamo qui, che non troveremo mai. Allora, posso metterne, eccolo qua, se non l'avessi trovato ne avrei messo serenamente un altro. Qui mettiamo una foto. E lì sopra c'è quello che è sicuramente un die cut che dice set sale, quindi partiamo praticamente. Adesso lo cerchiamo qui nei die cut, che sono 1000, questi pacchettini ne contengono veramente una quantità incredibile. Mettiamo via le tesserine. Allora, oppure un adesivo, potrebbe essere un adesivo, è un adesivo, eccolo qua. Ok. Se ti si sgancia la lama, probabilmente si è rotto uno dei piedini. Ogni tanto succede. Allora, qui poi abbiamo un divisore, il primo, questo qui in chipboard, su cui hanno creato una tasca in questo modo. Allora, prendiamo il divisore, lo inseriamo qui, prendiamo la carta che hanno usato loro, che è questa qui. Vediamo un secondo quali sono le istruzioni di taglio, così lo facciamo nello stesso modo e non facciamo pasticci. Allora, di qui dice di non tagliare la striscia. In the lower right corner, chissà quale intendono loro per il lower right corner, dovrebbe essere questo. Bisogna tagliarla 6 e 3 quarti per 8 e 1 quarto e tagliare l'angolo. Secondo me la sbaglio. Proviamo. Perché 6 e 3 quarti per 8 e 1 quarto. Allora, 6 e 3 quarti. Ma assolutamente l'ho sbagliata, bisognava tagliarla nell'altro verso. Ne prendiamo un'altra. Almeno non sto dando fuoco a niente. Allora, 6 e 3 quarti così. Perché la pagina, ok, per 8 e un quarto. E poi bisogna piegare, questo va poi attaccato qui sopra e va forato, e questo va piegato così. Questo lo piego assolutamente ad occhio, ve lo dico. Ok, questo adesso io lo incollo, questa è una taschina per mettere dentro le foto, quindi in realtà questo qui va incollato solo sul bordo, perché altrimenti non rimane lo spazio per inserire niente. Così. E così. E poi facciamo i fori, ne servirà farne uno solo in realtà. Qui fermiamo con la colla. Se capita ad ogni taglio, secondo me si sono rotti i piedini, uno dei piedini. Anche a me era successo, ho fatto tutto un live di un binder con questa qui che si sganciava e si era rotto uno dei piedini. Bisogna cambiare la lama ed è a posto. Ok, poi qui mettiamo Ahoy Matey, così, lo incolliamo. E c'è quello che credo che sia un chipboard. Così, vediamo un po'. Non abbiamo ancora aperto il chipboard. Infatti è una stella di mare. Sì,
Sì, è molto carina l'idea. Sono carte fronte retro, quindi se sfruttiamo entrambi i lati. Ok. Possiamo avere questi effetti qua, che sono molto carini, molto semplici. E questo lo incolliamo qua così. E questa pagina manca solo qui sul tab un cuoricino e uno stickerino che dice on board. Allora, on board è qui, lo mettiamo proprio sul tab, un po' spostato qua in giù. E poi il cuoricino rosso, che sarà qui da qualche parte. Cuoricino rosso, potrebbe essere un die cut? Sì. Non lo troverò mai un cuoricino così piccolo. Se poi salta fuori lo ripesco, perché adesso qui non lo troverò mai. Per ora va bene così. Giriamo. Oh Laura, se tu sei in un posto meraviglioso, ho visto le foto, fantastico, fantastico. Allora, qui dietro hanno fatto con questo, ah, ecco perché ci dicevano di non tagliare la striscia, ma io l'ho tagliato dal lato sbagliato, quindi adesso usiamo questo, perché bisognava conservare quella parte lì, io l'ho tagliato ovviamente dal lato sbagliato, non che la cosa mi sorprenda in alcun modo, però se voi lo fate giusto è meglio. Anche qui taschina, guardate. Forse questa è un po' più alta perché ho recuperato un pezzo, ma avendo sbagliato così, e ci fa da taschina. Facciamo il forellino qui. Guarda il live con te, il bagnino, pover'uomo. Okay. Tiziana, ma tu tra l'altro dove sei? Tu sei, non mi ricordo più, sei in vacanza o da casa? Perché forse tu hai il mare comodo, diciamo, no? Allora, qui c'è uno sticker, c'è la balenina, vediamo un secondo, la balenottera, che è questa qui, e questo qui del cuoricino sarà un die cut, fatemi vedere. Allora, vediamo se recupero il sacchetto, è un die cut, sì, lo cerchiamo, il cuoricino con la mappa geografica, eccola qua, Riccio, sei a casa, esatto. È già pieno, c'è già la follia di tutta la gente in vacanza. Poi qui c'è ancora Day at the Sea, che è uno stickerino, questo. E poi qui c'è un Bon Voyage, che potrebbe essere uno sticker oppure un die cut. No, un die cut, eccolo qui, e lo mettiamo qui. Poi qui abbiamo questa pagina qui, che spostiamo. E su cui andiamo a creare la mattatura con questo foglio della carta basic della linea. Troppa gente, immagino. Allora, questo bisogna tagliarla 6 e 3 quarti. No, questo bisogna tagliarla 6 e 3 quarti. 6x8, tagliamola subito, questa fortunatamente non importa il verso, 6x8, e la mettiamo qui, immagino, in Sardegna, sì, è periodo pieno, Laura è in un posto meraviglioso. Allora, questo sarà uno stickerino? Stickers. Ecco qua, questa. Con Seize the Day, che gioca sul gioco di parole che si crea tra il Seize the Day, cogli l'attimo, e giorni al mare. Quello deve essere uno sticker. No, forse in realtà è un... Fatemi vedere se è un die cut. No. This is the day. Stickers, sono tutti stickers, quindi dobbiamo trovarli qui. Allora. Perché non c'è This is the day?
Ah, eccolo qua, perché mancava un foglio. Eccolo. Abiti vicino a Bottalico, ok. Ok, sul retro di questa paginetta qui lo lasciamo vuota. Anzi, qui ci fa fare un'altra cosa. Prendiamo questo foglio a quadretti, vediamo un attimo come sono le istruzioni. Marina di Bosa, bellissimo. Allora, bisogna fare una piega 2/3 quarti. Piega. Così. E bisogna mettere questo adesivino che è Sail the Friendly Seas. Che è un adesivino. Che non vedo. Adesso faccio come le clienti qua, ma io non ce l'ho. Allora, vediamo se non ho qualche foglio di adesivi qui. Ah. Vediamo. Ma però non ce l'ho. Come mai? Siamo sicuri che sia un adesivo? Magari è perché infatti mi sa che è un chipboard questo qua. Allora, fatemi raccogliere. Ecco, infatti, è questo qua. Non è un adesivo, hanno sbagliato a scrivere. Ok. Lo incolliamo qui. A questo punto metto la colla. Solo qui, non tolgo l'adesivo, lo metto qui. Questo si aprirà così per fare del journaling. E nella pagina dietro qui hanno messo uno di questi adesivi. Questo sono abbastanza certa che sia un adesivo. Abbastanza certa, forse è una roba, no, infatti è un die cut. Questo qua. Ai clienti del genere, in che senso? No, ho perso un commento, sai, e adesso non mi ritrovo. Prendiamo una paginetta di quelle divise in due, queste qua. Così. E mettiamo una delle tessere 4x6 che è avanzata, che è questa qui. Ah, ho preso la paginetta sbagliata. Questa. Così. E mettiamo questa qui. Sotto una foto, così, e qui c'è una stellina che è un die cut, che adesso recuperiamo, è questa qua, la mettiamo qui così, e qui dietro vediamo cosa hanno fatto. Sul retro di questa hanno messo una foto piccola e, se non sbaglio, una delle carte 3x4 rifilata. Vediamo un po' se la troviamo. Questa qui. La rifiliamo su tutti i lati. Un quarto di pollice più o meno. In genere è quella la misura che loro ci fanno rifilare. E la mettiamo qui così. Qui sotto c'è questo die cut. Ah, clienti che non trovano il materiale. No, infatti, no, non ne ho. Inventavo. Poi qui dobbiamo prendere il foglio a righe, che è qua. Questo qua. E bisogna tagliarlo 2 1/4. 2 pollici 1/4, di modo che sia 2 pollici 1/4. Ok, rimane proprio piccino, 2 pollici 1/4. Sì, mi rimane proprio piccolo, però. Così. E qui ci mettiamo. Ah, perché questa sarà una delle tesserine 2x2. Sì, è giusto. Quindi, allora, anche queste sono da tagliare. Per ora mi taglio la striscia che mi serve, così non passo tutto il tempo a tagliare. Così. E ci recuperiamo la tesserina dell'ancora. Poi tanto dovrò tagliarle tutte queste qua, perché secondo me ce le fanno usare tutte. Questa va messa qui e poi va forato. Guardate che disordine che c'è sul tavolo.
Ah, immagino, Francesca. Immagino. Ok, così. E poi lì sopra, fatemi vedere se è un adesivo o un die cut, credo che è Beautiful Day at the Sea, credo che sia un adesivo. Vediamo. Questo. E lo mettiamo qui. Vediamo sul retro cosa hanno fatto. Hanno messo una fotina 2x2 che non mi ero ancora tagliata, ma ne tagliamo un paio. 2x2 pollici sono circa 5 cm per 5 cm. Sono un po' il formato che io uso per i My Twelve Tales, per i miei. Quindi hanno messo una fotina qui. È anche più piccola in realtà. Eh sì, perché ovviamente... avendo è piccola piccola, fatemi vedere le misure che non le ho lette. Ah, forse era sbagliato il senso, sì. Due cose. Ah no, vedete, ho totalmente sbagliato. Questa qui è la misura di quello che andava tagliato via. Quindi in realtà qui ci sarebbe dovuto essere un pezzo 4, vabbè, possiamo anche rifarlo in realtà, guardate, ci va anche poco. Questo doveva essere largo 4 perché dovevo tagliare via 2 pollici e un quarto. Quindi, però, signori, non si spiegano. Allora, rifacciamo i fori, guardate come si rimedia, cosa volete che sia dopo che ho dato fuoco alle tag? Tac, questo lo stacchiamo e lo attacchiamo qui. Capirai che problema. Card 4x4, questa, non la 2x2, è che erano uguali, a mia discolpa. Ok, d'altro canto, se non sbaglio, almeno un pezzo. Ok, questa la attacchiamo qui, che ovviamente adesso è della misura giusta. Qui dietro c'è una foto piccola a questo punto qua, e sotto c'è una tesserina, questa Ahoy Matters, Ahoy Mates, questa io l'ho fatta un po' più grande della misura che ci davano loro, questa qui va attaccata sotto. Mamma mia, rimane nella storia, sì, uno dei video più visti, ma qui c'è una stellina, fatemi vedere se è un die cut o uno sticker, potrebbe essere uno sticker. Però non è un die cut, quella lì nera, vero? Vabbè, io ci metto questa, va benissimo. Così. Qui sopra. E questa è a posto. Magari dobbiamo fare il foro. Se avete bisogno chiedetemi, Se avete bisogno chiedetemi. Ok, non credo, però guarda mamma, perché magari le abbiamo di là. Pagina intera. Che è qua, caso strano. Una volta, una botta di fortuna. Allora, qui bisogna tagliare un 6x8 e un quarto della carta. Arrivo, sheet paper, secondo me però è quella che io ho tagliato per avere la copertina e non credo che mi avanzi un pezzo che possa essere usato. Ah no, è questa qua, giustamente, questa qui, credo. Ah no, dall'avanzo, e io l'avanzo di quella carta l'ho messo, aspettate che lo recuperiamo subito. Questa me la sono mangiata. Allora, la carta con la nave. Questi sono tutti gli altri avanzi, praticamente la carta da cui abbiamo ritagliato la copertina, l'avanzo
va utilizzato per fare quest'altra pagina. Peccato che io non trovi l'avanzo. No, prendiamo un altro foglio, non è che sia problematico, però dove me lo sono mangiato? Ah, qua, però io l'ho tagliata in maniera ovviamente in cui non va, ma io la faccio andare bene lo stesso, non mi avanza. Posso farla andare bene lo stesso o se no posso prendere un altro foglio molto semplicemente. Quindi quando fate questo lavoro tagliate questa a 6 pollici, così almeno siete sicuri che vi avanza la parte giusta, perché altrimenti fate come me, che poi non vi avanza la parte per tagliare il secondo pezzo. Qui facciamo un 6x8, adesso ci siamo. Il materiale è tutto compreso nel kit, sì sì, questo va qui, qui loro mettono due fotine piccole, di quelle 3x4, 1 e 2, io le attacco sopra, così. Poi qui abbiamo, se non erro, la balenottera con i chipboard e i pesciolini, questa qui, i pesciolini sono i die cut e sono carinissimi. Li attacco sulla bustina, così. Ce n'è ancora uno rosso che adesso recuperiamo. Fatemi vedere. Eccolo qui. Così, poi abbiamo il sole con la nuvoletta che è un chipboard che attacchiamo qui. E lì abbiamo You and Me at the Sea, che è un adesso vediamo se è un chipboard o un die cut, è un die cut e quindi sarà qui. Aspettate che togliamo un po' di roba da qui. Vitamin C sarà questo, eccolo qua, e lo incolliamo e la paginetta è bella che è finita. Sul retro di questa hanno usato la carta Pua, sempre avanzata da qui, sempre l'altro pennello, non può essere però, ah beh sì, no, è questo, rimane già così, ok, giustamente, perché il suo retro, c'è una foto e la inseriamo così. Poi abbiamo il salvagente che ho visto prima tra i chipboard che mi sono scappati. Ecco qua, lo prendiamo subito. Salvagente. Se guardi nello shop, nel sito, è la prima cosa che ti. Il primo prodotto che ti viene fuori, perché l'ho aggiornato come novità prima di andare live. Quindi in realtà basta che andiate nella pagina delle novità e vi appare subito. I materiali arriveranno in settimana, perché in realtà per fare il kit ho finito un paio di cose, però volevo farvelo vedere. Seize the day. Ok, poi qui abbiamo la pagina a righe, questa qua. Se cercate cruising sul sito comunque vi esce immediatamente. Ok, qui abbiamo lo sticker, questo qua. Una frasetta che immagino, questa, every view is an ocean view, ogni vista è una vista dell'oceano. E poi qui c'è vediamo se è un chipboard, telescope stickers, e dunque fatemi vedere, credo che sia il chipboard questo qua sotto, grosso così, sì, deve essere lui. Mettiamo un po' di colla e poi lì sopra abbiamo lo blog e uno stickerino. Lo sticker della scritta dice oh ship. Lo cerchiamo un attimo, se non lo trovo ne metto un altro. È piccolino, quindi
Voyage. Non lo sto trovando. Eccolo qua. Oh ship. Voilà. E questo è a posto. Vediamo il retro. Sul retro di questa qui hanno messo questa tesserina qui. Così. E un'altra tesserina sotto. Questa qui. E la mettiamo qua così. Qui c'è uno sticker con le frasette che dice quello che succede sulla nave rimane sulla nave, what happens on the ship stays on the ship, e la mettiamo qui. E qui poi ci sono questi bannerini che a me piacciono sempre tanto, questi. Allora, qui c'è questo, qui sopra. E qui di fianco questo. Ok, e questa pagina è fatta. Come vedete sono rapidissime. Poi abbiamo un'altra pagina intera. Questa che sfrutta l'altro pezzo che è avanzato dal taglio di prima, quindi questo per me sarà questo perché l'ho tagliato male, quindi però come fa a essere? Ah no, non è questa qui, è quest'altra. Eh sì, adesso non le confondiamo perché hanno le onde tutte e due, questa qua. Da questa qui bisogna tagliarne 6x8. Light blue paper, questa qua. Lost, sì, è sicuramente questa. Allora, la tagliamo così. Tagliamo la cimosa. Spero di tagliarla giusta. Io ovviamente facendo i live non leggo quasi mai le istruzioni completamente. Me le sarei dovuta leggere prima. È una cosa che non faccio mai. Però. E lo portiamo ad 8. Eccolo qua. Lo mettiamo qui. Poi qui abbiamo quella barchetta che fatemi vedere, è un eccola qui, è un die cut, bella grande. Stai andando a Ponza, che meraviglia, fai tantissime foto che ci servono. Così, poi abbiamo Anchors Await. Gettiamo l'ancora, dovrebbe essere. E il cappellino del capitano che è un chipboard. E che noi andiamo ad attaccare qui. E questa pagina, qui hanno messo ancora il bannerino che secondo me è, eccolo qua, questo adesivo piccolino. Così. E questa pagina è fatta. Vediamo il retro. Sul retro hanno, vabbè, loro hanno, ah, che fortuna, della stessa identica parte che hanno lasciato loro, e la lasciamo così perché è bellissima. Ora bisogna fare una pagina che si apre, quindi questo diventa difficile. Navy Anchor Paper, questa. Bisogna tagliarne due pezzi, 5 quarti per 12, 5 e un quarto per 12. Allora, 5 e un quarto e 5 e un quarto. 12 è la sua lunghezza, quindi non devo fare altro. Una volta che ce li ho così, score the navy side of the left. Allora, qua adesso iniziano le. Il tu. Adesso iniziano le cose difficili. 5 pollici from the left and the right side, from the left and the right side. Allora, 5 pollici dal lato sinistro. Allora, qui devo, se non ho capito male, dobbiamo fare una piega a 5 da questo lato qui e girandolo di qua un'altra piega a 5 sul lato rosso. Non ne sono sicurissima. Con questo qui, up the navy, the adhesive to the top button. Non sono molto certa che sia così. Mi dice di fare questo fondamentalmente. Vediamo dov'è la piega. Facciamo un secondo le pieghe che magari mi aiuta. Allora, questo si sovrappone. Perché lì dentro scorre e quando io lo chiudo è così. Ah, questo non riuscirò mai a farlo. Allora, fatemi vedere. Questo qui sarà una roba così. No, non può essere così. Perché
potrebbe essere così, che questa parte qua, no, perché è troppo grande. Allora, rimane chiuso così questo, e questo rimane dietro. Ah, deve essere così. Come può essere? 5 e 5, scusate, questa parte qua è difficile, non è spiegata benissimo, secondo me. This adhere to the blue piece with a folding pocket. Adhere. Ok. Che non è chiarissimo, guardate. Allora, qui abbiamo... Quando è chiuso abbiamo questo 5 pollici che rimane qui così, potrebbe essere così in realtà, potrebbe essere così, che si chiude così, no? Perché qua rimane, vabbè, ho sbagliato a piegarlo, che è tutto possibile, perché qui bisogna creare una tasca di questo con questo, quindi sono, e questo si piega così. Ah, non lo so, questa parte qui non mi torna. Potrei aver sbagliato a piegare questo. Potrebbero essere questi due che si piegano così. No, non lo so, questa parte qui non mi viene. Così, per dire. Sul retro abbiamo questo che si piega così, e questo l'ho capito. E quindi in realtà questo qui rimane così. Sarà questo che deve fare la taschina. Sì, è questo qui, solo che... Ah, questo qui è piegato al contrario. Proviamo così. Se io metto questo... No, questo è per forza giusto così. E questo qui che è piegato al contrario, forse. Mamma mia, che cosa difficile! Così, ma è per forza così, cioè... Sarà così che si crea la taschina... sarà per forza così, sì. È così. Mamma mia, però, la difficilitudine. Qui si crea una tasca, ce l'abbiamo fatta. Le ancore mi vengono al contrario, adesso sono giuste, però. Però è difficile questa cosa qui. Perché la taschina viene creata qua. E questo qui rimane così. Mamma mia, cioè... Credo che sia giusto così, vedendo dalle foto, perché in realtà dalla spiegazione non sono riuscita a capire come avrei dovuto incollare, ma non importa. Adesso mi sono persa, com'era? Così, sì, questa parte qui sopra e questa parte così, quindi praticamente girando qui si fa la taschina, questa rimane una taschina, qui si fa il foro, avevo il mio punch da un pollice. Facciamo il forellino qui, così, e qui i due fori. Ci abbiamo fatta, mamma mia. Okay. Foriamo così, lo inseriamo. Eccola qua. Una e due, così adesso lo possiamo decorare. Seguiamo un po' quello che ci hanno proposto loro. Ciao Angela. Oh beh, noi siamo qua, tanto questo progetto è lunghino e questa parte qui mi ha dato parecchio filo da torcere, diciamo così. Allora, qui abbiamo questo incollato qui, voilà. Qui dietro abbiamo una foto 10x15, così, con una stellina rossa, che mettiamo qui. Adesso ingrandisco un po' perché... E c'è Set the Sail for Adventure, che deve essere uno sticker. Eccolo qua. E lo mettiamo qui. Nella parte interna, questa, abbiamo... Vediamolo aperto. Ci sono una foto grande, così, e una foto piccola qui. E quindi la incolliamo. Ho finito quelle piccole, vero? No, ne ho ancora una qua. Dentro ci fanno mettere... Ciao! Sì?
Ciao, buona giornata, buone vacanze. Grazie, adesso vado a casa del mio bimbo. Ok, va bene, ciao. Ok, allora, qui hanno messo poi questa qui, per fare un pochino di journal, io la incollo solo nella parte sotto, quel telecomando della TV, non credo che funzioni. Allora, qui dentro hanno fatto una tesserina, hanno messo una tesserina che è questa, il Set Sail, che adesso rifilo un secondo perché non ho tagliato benissimo. Ok, e sopra ci hanno messo degli stickerini per fargli l'impugnatura, che sono questo qui e quello con la balenottera, che adesso prendiamo, questi due qua. Praticamente così, è un modo diverso di fare i tab, no? L'impugnatura per la taghina che entra qui dentro e la mettiamo qui. Ok, guardate, rimane, voilà, rimane così. Giriamo, poi vediamo un po' la pagina successiva. Questa ce la fanno tagliare. Qui mi dice di tagliare un pollice e mezzo, qui dice dalla parte superiore, ma in realtà a vedere la foto è dalla, ah no, sì, dalla parte superiore. Un pollice e mezzo, lo tagliamo subito, lo accorciamo, quindi diventa una paginetta di misura strana rispetto al solito, così. E qui abbiamo da metterci su. Dalla pagina effetto legno, questa qui, dobbiamo prendere un pezzo, un 4x6, quindi la tagliamo, allora il senso del legno sarà questo, quindi la tagliamo a 6 e ce ne tagliamo un pezzo da 4 e la mettiamo qui. Poi dobbiamo riprendere la carta con le ancore e tagliarne una striscia un pollice e mezzo per 6 3/4, che è qua. Allora, facciamo un pollice e mezzo, dovremmo starci, sì, perfetto, per 6 3/4, che sarà la larghezza della pagina, quindi, e questa la inseriamo qui, sotto il foro, qua così. Così, poi mettiamo il faro, intanto ho capottato la colla, il faro che credo sia uno sticker, l'ho letto. Allora, prendiamo i nostri foglietti di sticker e recuperiamo il faro, eccolo, questo, con una stellina, questa qui. Questo invece è un die cut e la mettiamo qui e questa pagina è pronta. Vediamo sul retro cosa hanno fatto. Questa l'hanno lasciata così, è talmente bella. Poi c'è un divisore di chip, questo qua, il secondo, e questo ha delle tesserine 4x4 di cui avevo già tagliato qualcosa, ma non le avevo tagliate tutte, quindi adesso la riprendiamo un secondo in mano, perché c'è questa qui gialla che adesso ci tagliamo. E vediamo qual è l'altra che hanno sacrificato, perché ce n'è una che hanno lasciato, che hanno incollato di modo che potesse fare da mattatura. Quindi questa qui è qui sotto e la incolliamo. Vediamo qual è l'altra. Questa qui delle bandiere. Lo facciamo subito. Voilà. E la mettiamo. Così, faccia in giù, perché qui sopra ci sarà una foto. Io adesso non ho la foto di quella misura lì, ma ve la recupero subito. Facciamo un 3 3/4 per un 3 3/4, è un po' più piccola del 4x4, quindi sarà un 7 per, sarà un 8,5 per 8,5, una cosa così, no, un 9,5, adesso che l'ho visto sopra ve lo dico. E la mettiamo qui. E qui poi abbiamo come decorazioni il chipboard del gabbiano, che mettiamo subito qua. E qui di fianco abbiamo
Vediamo. Non è che legga tanto bene. Dunque, questo, It's vacation time, qui, e sotto c'è Ship to Shore. Vediamo se lo troviamo, se ne mettiamo anche un'altra. Anche OpenSea, va bene, io metterei OpenSea qua. E c'è un pesciolino che potrebbe essere uno sticker, eccolo qua. Così, giriamo, vediamo cosa hanno fatto sul retro. Allora, sul retro c'è la carta effetto legno, il pezzo che è avanzato. Quindi tolgo via la cimosa e lo incollo. Poi qui ci sono due foto, una e due, sono un po' più piccole in realtà, lì la misura che ci dà, ve lo dico subito, 3x5,5, quindi adesso le rifilo, le faccio insieme, 3x5,5 pollici, una misura un po' strana per le foto panoramiche probabilmente. Mettiamo qui, punto di colla e punto di colla. Poi ci mettiamo un, credo che sia il chipboard, Good Vibes, sì, eccolo qua, qui di fianco. E qui sotto abbiamo il Dockside, che credo sia, fatemi vedere se è un chipboard, è un die cut, eccolo qua, infatti. E lo mettiamo qui, ed è perfetto. Così. E questa pagina è fatta. La pagina successiva, oh, questa la trasformiamo in una bandierina. Aspettate, che cosa carina. Guardate, questa qui, vediamo se riesco a tagliarla prima di dire che cosa carina. Allora, bisogna tagliare un pollice e un quarto da sopra e da sotto. Allora, proviamo. Un pollice e un quarto da sopra e un pollice e un quarto da sotto. E siamo qua. Poi, ok, e qua bisogna fare, il banner lo facciamo assolutamente a caso. The notch out the right side. Ok. Sì, devo fare il taglio a caso, però vediamo un secondo, la tesserina che c'è da mettere al centro è questa qui, quindi facciamo che la metto, così ho un senso di riferimento. Un punto di riferimento. Allora, vediamo. La metà di questa qui sono quasi 15, circa 7 e mezzo, io farei così. Una cosa così. 2, 6, 9, quindi sono 3, 4 e mezzo devo arrivare. Proviamo. Vabbè, più o meno, dai, adesso lo rifilo un secondo a mano, ma praticamente ci siamo. Perché non ci hanno dato la misura, però direi che va bene. Ok, qui abbiamo ancora adesivo col bannerino, che è questo qui col cuoricino, che mettiamo qui. E poi abbiamo You and Me at the Sea, che credo che sia sempre un adesivo. Eccolo qua. E lo mettiamo qui. Vediamo sul retro che cosa c'è. Abbiamo un pezzo della carta gialla, che è il retro di quella blu che abbiamo usato, che dovrei avere qui da qualche parte. Ok, un 4x6, quindi lo taglio. Questo sarà 6. E 4 e lo incollo lì. Ops, non l'ho tagliato. Ah, perché ho la lama sporca. Ok, e
e lo incolliamo qui così, dobbiamo solo togliere che non era preciso, ok, lo incolliamo qui così, e qui abbiamo questa stellina che credo che sia un, eccolo qua, questo die cut con sopra l'ancora. L'ancora è uno sticker, questo qua. Perfetto. Poi abbiamo una paginetta di plastica con i tre posti, quindi direi questa qui. Ok, e abbiamo allora Shore Excursion. Allora, qui ci sono una serie di, eccola qua, questa card qui. Poi di qua abbiamo una foto e anche sotto abbiamo una foto. Adesso la inseriamo. La foto grande e una foto più piccola che avevo postato qui. Forse le ho finite? Non mi sembra. Allora, vediamo un secondo. Forse ho finito le 3x4. Magari ne taglio ancora un paio, perché andiamo a vedere, questa di sì. Tagliamone ancora un paio. Facciamo 3 quarti. Per 2 3 quarti, ok, qui, e qui abbiamo uno sticker di questi qua, questo Explore the Shore, e lo mettiamo qui. Dietro abbiamo foto, qui c'è questo qui per il journaling e c'è questo Soak in the Sun, immergiti nel sole. E qui abbiamo uno sticker che dice Cruise Hair, okay. I capelli da crociera non importano. Direi che fa assolutamente al caso mio. Qui, e poi abbiamo uno sticker, questo qua, con le nuvolette, messo qui così. E qui sotto abbiamo un die cut. Fatemi vedere se è un die cut o uno sticker, quello lì, ma vi direi che... secondo me è un die cut. Vediamo. No, forse no. Fatemi vedere che cosa dice. Dov'è? Eccolo qua, è uno sticker. E lo mettiamo qui. E questa pagina è fatta. Poi abbiamo una di quelle divise in due. Dove abbiamo un pezzo della carta con la mappa geografica, che adesso recuperiamo. Eccola qua. Ne tagliamo un 4x6. Lo mettiamo qui. E sotto abbiamo una tesserina di quelle 3x4, che adesso vediamo tra quelle che ci sono avanzate, questa qui. E qui abbiamo un Best Vacay Ever, che, fatemi vedere, è uno sticker? Sì. Allora, questo qui. Qui abbiamo questo. E abbiamo uno sticker con le paroline. Io metterei questo. E questo è a posto. Giriamo sul retro, vediamo che cosa hanno fatto. Questa è lasciata così, c'è il granchietto, è una frasettina che metterei, Cruising Through Life, che è molto bello. Qui abbiamo una foto che dobbiamo infilare da qua. Così. Poi abbiamo questo bannerino qui che è un die cut, Life is Good. E basta. Poi abbiamo questa, che cos'è? È da questa pagina qui,
su cui dobbiamo incollare il pezzo di polka dot. Ah, no, 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 scusate, non questa qui, è quella a quadretti, a puntini, questa qui che è avanzata. Dobbiamo tagliare questa. Polka dot, questo sarà un pezzo di questo. ok, che è un 6, 3 e 3 quarti per 6 e 1 quarto. Un quarto per 3 e 3 quarti e lo posizioniamo al centro tra i due fori, così. E lo mettiamo qua. Poi qui abbiamo il chipboard delle bandierine. Voi mi vedete bene? Ogni tanto il video che sfarfalla un briciolo, non so se è un problema mio. Questo qui, una frasetta. Così. E poi qui sotto abbiamo questo cuoricino qui, Adventure Awaits. Vediamo se qualcuno mi risponde. Adventure Awaits, che è un banner che sarà sicuramente qua nei die cut. Vero? No. Vedo benissimo, ok. Ogni tanto sfarfalla il video, mi è venuto il dubbio. Vediamo che cos'è quello lì. Ok, però quello lì sarà uno sticker. Oppure mi sono persa il die cut qui in mezzo. Non direi però. Fatemi vedere. Allora, ci sono le frasette e queste le teniamo qui, però non ho quel bannerino lì. Veramente. Non è neanche. Ah, eccolo qua, un chipboard. Era scappato. Eccolo qua. Questo così. Si era interrotto il video? Io ho visto solo un leggero sfarfallio, poi però, visto che non c'erano commenti, mi è venuto il dubbio che ci foste ancora, per quello ho chiesto. Cuoricino. E vediamo sul retro. Giriamo dietro. Allora, qui abbiamo, è questo qua il suo retro, scusate. Questo qui abbiamo una foto grande e tutta una serie di stickerini. Che adesso prendiamo da questo foglio di sticker qui, dovrebbe essere lui. Abbiamo allora questo, Keep Calm and Cruise On, tutti allineati, Down by the Sea, questo qui, questo qui. Ciao. Poi abbiamo le ancore qui sotto, la nave. Tutto bene? Queste qui e questo. E vediamo cosa dobbiamo fare nella pagina dopo. Questa è a posto così. Poi lo stretch paper è questa qui. Dobbiamo prenderne un 4x6 di questa. E dobbiamo fare i fori. Così, ovviamente avrò la scritta al contrario dall'altra parte, ma è giusto. Allora, foriamo. Così. E qui abbiamo da questo lato una tesserina 4x4 che adesso infiliamo. L'ho persa. Allora, vediamo innanzitutto questo lato qui prima. Qui abbiamo le decorazioni con i banner che sono sempre negli sticker e sono
questi qua. Questo qui. Poi quello col timone, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E questi sono a posto così. Qui dietro c'è questo qua, che dietro fa coppia con questo qua delle nuvolette. Così, qui dietro c'è appunto quella tesserina 4x4 che adesso cerchiamo, che è questa, che incolliamo semplicemente lì al centro ed è a posto. E vediamo la pagina dopo. Questa qui al centro, voilà. Questa è così praticamente, ok? Poi abbiamo questa pagina qui, su cui abbiamo la parte gialla avanzata, che è già a misura praticamente, con i tagli che abbiamo fatto, quindi li ho fatti giusti. Il che è una grande sorpresa per tutti. Così. E abbiamo questa taglina che si attacca qua. E quello che credo che sia uno sticker che dice Ship Happens, che mettiamo qui. Vediamo il retro. Indifferita, vado al supermercato. Brava. E poi abbiamo una parolina, una frasetta qui sotto, scusate, che stavo dimenticando. Mettiamo I need vitamin C. Ok. Il retro. Allora, qui il retro mi sa già di complicato. Abbiamo un 4x6 di quello giallo, che è, però aspettate, Yellow Paper and Adhere, sì, che è quello che abbiamo tagliato prima. Vediamo se è mai avanzato, perché forse no. Non mi è avanzato, ma io uso uno di questi, va bene lo stesso. Chissà come lo terrò, così orgogliosa di averlo tagliato bene. Lo mettiamo qui, però c'è una card che si piega dentro. Aspettate che vediamo. Card che è questa. Qual è la card? Aspettate un secondo, eh. Anchors Await. Quindi mi manca una card di quelle, forse una 4x4. Questa no? Beh sì, però deve essere una di queste, perché ha lo sfondo. No, aspettate. È una delle 4x4 che mi sono persa. Questo lo mettiamo qui. Vediamo un po' di recuperarla da dove ho appoggiato tutte le varie cose. Ma veramente? Forse l'ho usata? Eh no, però. Perché dovrebbe essere già a misura. Questa non è, questa non è. Me la sono persa qua sotto il naso, perché io adesso di 4x4 queste me ne abbiamo usato pochissime, quindi evidentemente. Allora, sfogliate con me. Questa no, questa no, questa no, questa no. Non ce l'ho. Mamma mia. La riprendiamo. Che sarà mai? Fermi lì. Però vi dico che non è neanche quella card lì. Qual è che me la sono persa? Perché abbiamo una card con Anchors Await da piegare dentro, ma io non c'ero più quella carta lì. Eppure le tesserine le avevo tagliate tutte, quelle piccole, più piccole. Vabbè, lasciamola così, poi scopriremo che fine ha fatto. Intanto questa la incollo solo al centro, perché se la ritrovo l'altra la metto. C'è una tesserina che esce fuori di qui e si piega. Vediamo andando avanti se mi salta fuori, perché dovrebbe.
Allora, andiamo avanti. C'è il chipboard che è l'ultimo dei tre, questo qui. E ci serve la carta con la carta geografica. Di cui io però ho un pezzo solo piccolo, perché sicuramente l'avrò tagliata male. Sì, sicuro. Sicuro. Prendiamola un secondo. Allora, ci serve un altro 6x8 di quella carta lì, a me ne è avanzato solo un 4x6. Potrei aver sbagliato a tagliarlo, potrebbe essere sbagliato il tutorial, perché in realtà con gli altri pezzi che abbiamo, secondo me non ci sta. Però partiamo dal presupposto che quasi sicuramente ho sbagliato io. Poi vediamo. Allora, 6 e tagliamo così. Questo lo mettiamo così. Quella con l'ancora, ma era alta, non era quella piccolina, non è quella piccolina che ho confuso prima, quindi non so. Vabbè, io ho un tavolo estremamente problematico, quindi qui adesso c'è una tesserina 4x4 messa al contrario, che è questa qui, che adesso tagliamo, e che fa da mattatura una foto. Così. È un peccato coprirla, però loro ci vogliono mettere una foto, ce la mettiamo anche noi. Poi qui sopra abbiamo una serie di sticker, se non erro, o sono sticker o sono i die cut, quelli rotondi, potrebbero essere die cut, fatemi vedere. C'è il tondino col granchietto, questo l'ho messo un po' troppo in alto, guardate, la stacchiamo un secondo. Qua così abbiamo il tondino col granchietto, qui abbiamo un altro tondino, fatemi vedere, che secondo me è un chipboard, l'altro è questo qui, questo devo averlo usato prima, non ci metto questo qua che è fatto apposta per. E poi lo sticker sotto, che sarà questo qua. Qui poi abbiamo uno stickerino sul bordo con questo qua, così, e una stellina, una frasetta e una stellina. La stellina è sempre nei foglietti di sticker, l'avevo vista prima, eccola qua. Voilà, e giriamo. Sul retro, vediamo cosa hanno fatto, sul retro c'è la carta con i salvagenti, che è questa qui, quell'effetto legno, la tagliamo ad 8, e la incolliamo qui. Qui abbiamo questo e il faro, che è vediamo, eccolo qua, è un die cut. Ho trovato la tesserina, eccola qua, adesso poi la sistemiamo. Questo lo mettiamo qui, questa tesserina qui, fatemi vedere come la, a che punto faceva la piega. Un pollice, tre quarti di mezzo pollice dal lato destro, mezzo pollice, o meno di mezzo pollice, perché sennò non si legge. E questa è infilata qui così, quindi adesso io metto la colla
così. E questo è a posto. Frasetta. Abbiamo risolto la coperta. Ok. E siamo quindi arrivati qui. Poi qui abbiamo Yellow Stripe Page, che io ho tagliato perché non avevo l'altra carta, quindi adesso sono indietro ancora di una, ma la vado a prendere, non vi preoccupate, questa qua con le scritte, ne ho tagliato 82 pezzi. Ah no, guardate, ne ho un pezzo qua, questa qui è un 5 1/4 x 8. Allora, facciamo così, prendiamola ad 8 e la accorciamo a 5 1/4, ed è una paginetta a sé, se non ho capito male, sì, su cui mettiamo questa qui, adesso la incollo, poi sistemiamo, una foto piccola, così, abbiamo questa, che se non sbaglio, sì, esatto, ma chissà se ho messo le, ovviamente le scritte sono al contrario, non importa. Questa qui così, e sul retro questa, che fa quindi da impugnatura. Qui dietro ci mettiamo la tesserina con la balena, che adesso tagliamo. Qui sotto, e di sopra una foto. E poi facciamo i fori. Le scritte sono al contrario, speriamo che Patrizia non mi stia più guardando. Ok, foriamo. E via, questo adesso lo posizioniamo qua di modo che si incolli. Poi abbiamo la paginetta divisa in tre, quindi questa, dove dentro abbiamo questa qui, ah no, questa è quella divisa in due, questa qui, una foto sotto. E qui c'è l'adesivo Let's Cruise. Qui c'è una frasetta. Qui abbiamo questa tesserina qui messa così. E qui abbiamo una foto. E lì sopra abbiamo come adesivi, come c'è, cioè come abbellimenti. Allora, qui ci sono i remi al centro. E qui abbiamo uno di questi sticker qua, di banner, questo, così. Poi girato abbiamo, quindi da questa parte, mi dispiace, una foto qui, così, e ci mettiamo il chipboard della stellina. Così. Qui sotto abbiamo il bannerino, questo, no? C'è uno di questi? Sì. Che c'è? Hai bisogno? Ok, questo banner qua, se riesco a prenderlo, voilà. Di qui abbiamo la paginetta divisa in due, dove andiamo a mettere, immagino, gli avanzi. Infatti questa qui, la carta con le onde, da cui tagliamo un 4x6, qui sotto, qui abbiamo una foto grande, sono le ultime pagine, abbiamo praticamente finito, ho finito anche le immagini per le foto, no? Le tagliamo. Quindi abbiamo una foto qui, qui sotto uno sticker, questa magari la centriamo, e qui abbiamo un salvagente, potrebbe essere
Vediamo, potrebbe essere qui. No, forse l'ho già usato. Non me ne sono accorta, sì, potrebbe assolutamente essere. Ci mettiamo questo. È una frasetta. E giriamo. Di qui abbiamo questa qui, messa qui così, è una, questa qui è un po' rifilata, sì. Togliamo un pezzo di qua e un pezzo di qua, mezzo pollice, così, è una fotina piccola. E qui sotto rimane così, poi l'ultima di copertina, sì, non ci avanza niente, giusto, questa qui. E abbiamo finito praticamente. È stato un po' drammatico perché ho sbagliato un sacco di cose, però, anzi questo qua, quello l'avevo già tolto, Clelia, con calma, così, è una foto. E bisogna? No, perché? Dicevo, l'acqua non ce l'hai vicino, quindi... No, l'acqua è lontana. L'embosser, mi sono fatto un fioretto che per qualche giorno non lo uso. È stato bellissimo. Guarda, guarda, da rifare. No, facciamolo più spesso, perché... Aspettate che vediamo, perché succede, ma insomma non dovrebbe succedere una roba del genere. Ah, ecco, vedete che nella copertina ho dimenticato di mettere il Bon Voyage. Adesso l'abbiamo finito, mettiamo a posto la scritta qua davanti, che alla fine non me ne ero più preoccupata, ma c'è questa da attaccare. Allora, ok, la copertina, dato che viene, a parte che l'ho spellicolato male, io metto sempre la colla, anche a prescindere dall'adesivo che ha il chipboard, perché maneggiandolo spesso, poi lasciandolo esposto in negozio, si stacca spesso. Infatti ci sono pezzi persi in giro per il negozio, orfani. Se voi lo spellicolate, poi fate semplicemente questo. Così. Poi abbiamo l'ancora. Il cappello del capitano che io ho messo da un'altra parte probabilmente era da mettere qui, e noi ci mettiamo qualcos'altro. Così. Noi ci mettiamo il timone, che va bene lo stesso. Anzi, ce lo mettiamo così. Questo mi è avanzato. No, no, ti prego. Incrocchiata così da domenica mattina. No, allora, io vorrei che ci fosse un comitato di difesa della Clelia, perché non si può fare le foto così. Istituiamolo, per cortesia. No, ma coi capelli incrocchiati, no, così, ma mi volete veramente male? Cioè, potevo solo giù che scendere struccata. No, vabbè, qualcuno faccia qualcosa. E il live si conclude qui, perché adesso scappo, perché mi stanno facendo delle domande carabinieri. Capelli incrocchiati, ma dai, non si fa. Solo un uomo poteva fare sta cosa. Cioè, non lo so, rivediamolo questo marito, per cortesia. Io gli ho chiesto permesso. Allora, riguardiamolo un secondo e poi per oggi abbiamo finito. Allora, spostiamo un po' di cose, che in realtà qua c'è talmente tanto disordine che quando dovrò fare il progetto per sabato prossimo non saprò più da che parte girarmi. Allora, cover. Binder crociera, lo trovate tra le novità, l'ho rispostato tra le novità, il materiale arriverà la prossima settimana, cioè in realtà questa settimana entrante. Devo aver sbagliato qualche misura da qualche parte, ma questa cosa qui non, cioè, come dire, non è nuova. Non ho usato l'embosser perché ho fatto questo fioretto che per qualche giorno non lo userò più. Acqua non ce n'era, e mi hanno fatto delle foto da domenica mattina con i capelli incrocchiati, non va bene. Cioè, le voglio vedere prima che tu faccia qualsiasi cosa con quelle foto. Voilà. Tac. Paginetta. Taghina. Tac. È molto bellino. Dovessi fare una crociera, pensiamoci per la crociera scrap, vediamo. Adesso ne parlo con la consulente crociera, che è Maria, vediamo cosa mi dice. Per ora è tutto, vado a rispondere ai messaggi, ci rivediamo domani.
Oggi pomeriggio non sarò operativa, ma risponderò poi a tutti i messaggi e gestirò tutti gli ordini da domani. Buona domenica, ciao ciao!